Più amore ai bambini, meno odio fra gli adulti. Queste deliziose brevi poesie che vi leggerò adesso sono state scritte dal poeta cinese Po Chui, vissuto nel 700 d.C. Po Chui si batté contro la guerra, celebre il suo memoriale, e questo gli costò un lungo esilio che lo costrinse a vivere lontano da Chang'an, capitale dell'impero cinese e della sua adorata nipotina Kuei. Di Po Chui, bambini. Mia nipote, che ha 6 anni, la chiamiamo signorina Tartaruga, e mia figlia, che ne ha 3, è il mio piccolo vestito dell'estate. L'una impara i primi scherzi e le prime parolette. L'altra, ormai, sa recitare canzonette e poesie. La mattina giocano aggrappate alle mie gambe e la sera dormono appoggiate al mio vestito. Bimbe, perché siete giunte così tardi sulla terra, a me giunte, quando già la mia vita era passata? Gli esseri più teneri sempre ci conquistano e i vecchi facilmente danno il loro cuore. Ma il più dolce fiore deve un giorno appassire e la luna piena deve pure declinare. E fra gli uomini i legami dell'amore e dell'affetto possono mutarsi in peso di dolori e di pensieri. Pure il mondo è avvinto dalle reti dell'amore. Perché mai pensavo allora che sarei fuggito io solo? Di Po Chui il cucchiaio d'argento. È avvezzo il mio cuore alle destinazioni lontane. Non fu difficile a me lasciar la mia casa, ma sì di lasciarvi la signorina Kuei. Per questo le lacrime mi riempiono gli occhi. Le bimbe vanno delicatamente nutrite. Signora Zhao, vi prego di provvedervi. Ecco, ho involtato e spedito un cucchiaio d'argento. Mangia per benino, piccolina, e pensa a me quando mangi. Di Po Chui, alzandomi tardi e giocando con A Zui, di anni 2. Tutto il giorno sono rimasto a letto, abbandonandomi ad una cattiva pigrizia. Ora è sera e mi levo con molti sbadigli. La stufa calda è rapida nell'accendersi. Sono lento a pettinarmi allo specchio freddo. Con neve sciolta fo bollire un po' di tè profumato. Mi cuocio un budino condito con latte quagliato. La mia gola e la mia pigrizia son solo a deridere. Il mio lieto vigore qui lo conosco solo io. Le note dell'arpa son dolci e non portano tristezza. Alle 3 gioie, elencate nel libro di Confucio, ho aggiunto una quarta, giocare col mio bimbo piccino.